Petite question. La Germania è favorevole a che si faccia un passo avanti nell'Europa e si accordi un effettivo diritto di ingerenza e interventi sui bilanci nazionali al Commissario Europeo della Moneta. Lo ha annunciato Angela Merkel alla vigilia del vertice dei capi di Stato europei a Bruxelles. Io mi auguro che la Grecia resti nell'Eurozona, ha fatto ancora sapere la cancelliera tedesca. Al vertice non saranno prese decisioni concrete, ma le basi per le decisioni di dicembre, ha anticipato Angela Merkel. Via libera dalla Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sul decreto sanità messo a punto dal ministro della Salute Balduzzi. In aula 480 parlamentari, 180 i sì, 85 i contrari e 15 gli astenuti. Beh, questo provvedimento, come dire, è la premessa per fare alcuni interventi importanti di miglioramento, di riorganizzazione del sistema sanitario nazionale. Tuttavia, per realizzarli occorre che ci sia, come dire, un impegno nelle risorse che attualmente non c'è e anche un'intesa complessiva seria con le regioni che hanno la competenza reale specifica sull'organizzazione del sistema sanitario. Direi una grande soddisfazione per il governo che ha creduto in questo disegno di legge, nella possibilità di portarlo avanti, per il presidente Monti che lo ha fortemente sostenuto. Ma direi anche una soddisfazione per un Parlamento che ne ha compreso il valore e lo ha condiviso con dei numeri, con una maggioranza che sono stati estremamente significativi. Credo che negli ultimi periodi una maggioranza così raramente ci sia stata, è un segnale di forte condivisione del Parlamento. Il disegno di legge anticorruzione fu presentato dall'allora ministro Alfano del PDL. Lo abbiamo votato con convinzione dopo aver dato un contributo a migliorarne i contenuti. Ma serve soprattutto una politica trasparente, non solo norme. Sì, lo aspettavamo da molti anni, l'abbiamo sollecitato, la legge ha delle manchevolezze, ma segna finalmente uno scarto rispetto a 10 anni di politiche che sono stati compiacenti nei confronti della corruzione o che hanno creato strumenti che hanno agevolato la corruzione. Penso per esempio all'abolizione del falso in bilancio. Continua il braccio di ferro tra il governatore lombardo Formigoni e la Lega Nord, che ha di fatto decretato la fine della giunta regionale lombarda dopo lo scandalo dell'assessore Zambetti accusato di aver comprato i voti per la sua elezione dalla 'Ndrangheta. Ma sono due cose nettamente diverse. In Lombardia siamo in alleanza col PDL, mentre qui a Roma noi siamo all'opposizione e il PDL è in maggioranza. Quindi per quanto riguarda le future elezioni politiche decideremo tramite un'assemblea che terremo a febbraio e saranno i militanti a decidere innanzitutto se presentarsi alle prossime elezioni politiche e poi con chi fare le alleanze. Ma io devo dire che non mi occupo della lotta interna a un altro partito. Penso che oggi dovremmo tutti quanti affrontare il cambio sociale, culturale, politico di cui ha bisogno l'Italia. Temo moltissimo gli innovatori, diciamo, che combattono soltanto dentro le nomenclature, forse per prenderne il posto. E mi colpisce moltissimo il fatto che Renzi sia un innovatore che piace a tutti i conservatori del mondo. Mi colpisce molto, è come immaginare Robespierre applaudito dall'Ancien Régime, Lenin accolto con ovazioni dalla famiglia dei Romanov. Ecco, sono veramente colpito anche dal circuito della bella finanza, quella che dovrebbe forse rispondere delle ragioni della crisi, che invece sale sul carro di un presunto innovatore.
L'autorizzazione rilasciata dal governo all'Ilva di Taranto non dà alcuna risposta alla gravissima emergenza sanitaria e ambientale in cui si trova la città di Taranto. Per questo noi ci rivolgeremo all'Unione Europea, perché Taranto dovrà diventare un caso europeo. Taranto, la città più inquinata d'Europa, dove purtroppo si muore a causa della diossina. Ma chiederemo anche alla Procura di Roma di indagare sul comportamento del governo le ragioni per cui non sono stati resi pubblici i dati sulla mortalità a Taranto.